Un botta e risposta tra l'ex sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ed il sindaco Luigi Mennella. Casus belli la pubblicazione ieri mattina sulla pagina Facebook di Giovanni Palomba del documento datato lo scorso 20 giugno che ha siglato il passaggio di cassa all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione e con il quale l'ex primo cittadino ha comunicato e ribadito la virtuosità dell'ente di largo plebiscito in risposta ad alcune voci diffusesi negli ultimi giorni e riferibili ad una condizione di paventato dissesto o predissesto comunale. Allora, volevo solamente per la stampa che il giorno 20 di giugno, protocollo 29.421, c'è stato il passaggio di cassa tra il sindaco uscente e il sindaco entrante, con il revisore dei conti, i dirigenti. E c'è un saldo di 75 milioni di euro, soldi che tranquillamente una buona parte possono essere spesi con il Consiglio Comunale ormai in essere con variazioni di bilancio, anche con i poteri del Consiglio, quindi il nostro comune è un comune virtuoso. Questo non è nessuna critica, è solo mettere agli atti. Una precisazione necessaria, evidentemente non gradita, al sindaco Mennella, che seppur assorbito tra le centinaia di questioni quotidiane, ha tuttavia inteso rilasciare una dichiarazione di risposta a mezzo social alle supposte, solo presunte, accuse, non risparmiando di interpretare il post dell'ex sindaco, imputandogli malafede ed ignoranza. Un messaggio chiaro, diretto, apparso nelle prime ore della mattinata, al quale però non è tardata ad arrivare la puntuale replica dell'ex sindaco. Buongiorno a tutti. Abbiamo accertato che il comune di Torre Greco non è né in dissesto né in predissesto e che le casse comunali non sono svuotate, anzi ci sono diversi milioni di euro. Abbiamo accertato che l'atto primario, il bilancio, è stato votato dalla precedente amministrazione nei tempi e nei termini utili. Altro non si poteva fare perché c'erano elezioni comunali. Abbiamo accertato che ogni atto del comune protocollato può tranquillamente essere pubblicato. Vi è un nuovo sindaco, una nuova giunta, un nuovo consiglio comunale, quindi c'è tutto. C'è anche la possibilità di dare un contributo alle famiglie degli sfollati, quello che è stato fatto secondo il regolamento comunale per la palazzina di Via Tortora, per evitare una serie di discussioni. Mentre il riferimento alle apostrofazioni ricevute, Palomba così ha chiosato il proprio messaggio. Quando per difendersi si attacca il tuo prossimo, vuol dire che il tuo prossimo sta dicendo delle cose utili, serie, trasparenti ed intelligenti. Una querela nella quale sin da subito è intervenuto anche l'ex sindaco e candidato sindaco del centrodestra Ciro Borriello, oggi presidente della Commissione Trasparenza, prima con un post sulla propria pagina Facebook e successivamente con un videomessaggio nel quale critica l'agire dell'attuale primo cittadino, invitandolo nel merito a ricordare i propri trascorsi politici nell'amministrazione comunale e l'esperibilità delle procedure burocratiche. Non posso fare a meno di intervenire sulla querela tra sindaco Palomba e sindaco Mennella perché bisogna dire esattamente come stanno le cose. Il sindaco Mennella, che tra l'altro è un giurista e tra l'altro ha grande esperienza di consiglio comunale, ha fatto anche l'assessore dal 90 al 93, è stato consigliere comunale fin dall'88, dovrebbe sapere benissimo che la giunta può fare variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio e sono variazioni di bilancio da subito efficace e poi il Consiglio ha 60 giorni per ratificare, questo per chiarezza.